Salute. Motocicletta, riesci a capire, tutta cromata, e tu a 16 sì, costa una vita, per niente la dare, ma sono un disperato, perché ti voglio amare. Ho fatto un riassunto di questa bellissima canzone, dice: perché avete cominciato questa canzone? Perché dovevo giustificare, sono qui insieme a Rizziero Bixio, vedi come è venuto bene, Rizziero Bixio, e dovevo, diciamo, dare una giustificazione al fatto che ho detto: dai Rizzi, portate il caonno, perché lui non lo ama molto, no, vero? No, però lo scavicchio, me l'ha chiesto, ragazzi. Grande. Allora, anche oggi sono con un grande amico, un grande collega, un musicista, una bella persona, io l'ho detto, questa Scapicchio Tour by Car. Diciamo è un format nel quale partecipano soltanto le persone che io stimo e che so che mi stimano. Reciproca. Quindi oggi è un incontro bellissimo. Senti, io ti dico subito una cosa. Allora, io ho voluto questo incontro oltre che con l'artista, con il musicista, ma perché ho scoperto una cosa bellissima. Sì. Tu sei un predestinato, perché tu nel DNA c'hai l'arte. Sì. Sì, eh? Assolutamente sì. Vabbè, causa, perché, dai, vabbè, causa, fortuna, anzi. I miei genitori erano attori, artisti di teatro, cinema, anche dal più basso livello, che è l'avanspettacolo, fino a Garinelli Giovannini, poi mio padre ha fatto film con Scusatemi. Mio padre Giorgio Bixio, mia madre Bisa Bixio, che insomma nell'ambito teatrale hanno un nome che praticamente ricorda molte cose, insomma. E niente, fino a Giannini Garinei, insomma, poi mi pare fatto quello con tutto. Al Sistina sei stato di casa. Sì, purtroppo. Purtroppo quel Sistina lì è finito. Cioè, nel senso, purtroppo, è come tante cose che sì, purtroppo. C'è un altro mondo, un'altra cosa. Il Sistina, quello di Garinei Giovannini, è inevitabilmente finito, e io comunque non ho voluto dedicare nel 2016. Sì, difatti guarda, io guarda così per caso, guarda che trovo. Allora, siccome tu oltre ad essere un musicista, sì, tu sei anche un produttore, perché esatto, non parli anche di questa cosa qui, che parlo, io non vedo l'ora di ascoltare. Nel 2016, facciamo vedere questo. Nel 2016 io e il mio amico Fabio Dolci abbiamo pensato. Fabio, preparati, che sta arrivando anche da sì, te. Sì, è pronto. abbiamo voluto dedicare un disco alla tradizione del teatro musicale di Garinei Giovannini. Abbiamo preso una rosa di brani più famosi, tra cui Aggiungi un posto a tavola, Accendiamo una lampada. Brani da Viola, Violina, Viola d'Amore, brani da Angeli in Bandiera, Cobramieri e Milva. Abbiamo voluto fare una cosa del genere. È uscito fuori un bel disco, arrangiato completamente da Fabio, cantato un po' da Fabio, un po' da Lidia Malgeri, un po' da me, perché ho fatto un brano, me lo sono tenuto come diciamo cosa preziosa, perché comunque era una piccola chicca dove avevo sì, era un brano che... era un brano che praticamente faceva parte di una commedia musicale che ci stava mia madre, bello, che con Bramieri, che si chiama Felice Bunta. Io mi sono preso questo inno agli artisti dell'avanspettacolo, che si chiama Caffè, Latte e Pagliette. Senti, ma sbaglio, quando ancora la televisione attingeva dai grandi spettacoli, Felice Bunta non l'hanno fatto anche in televisione? Sì, come no? Sono state fatte quattro puntate. Da bambino, sì. Insomma, da bambino mi sono un po' allargato, insomma. Beh, era il 77. Beh, vabbè, insomma, dai, ero poco più che bimbo. Sì, vabbè, sì, esatto, io pure. E questo disco si chiama Caffè, Latte, Pagliette e altre storie, puntini, puntini. Ecco, ora, per evitare che c'è il rischio che tu lo riprendi, io lo rimetto qua. Assolutamente. Senti, questo invece è perché volevo partire appunto con questo tuo, diciamo, legame con il teatro. Però sì, tu sei comunque appunto un produttore, sì, è un musicista. Allora, se io faccio questa cosa qui, questa canzone la divido in due parti, perché poi io mi ci aggancio, no, in questa sì, mia piccola rubrica.
nel più bel sogno ci sei solamente tu. Sei come un'ombra che non tornerà mai più. Tristi sono le rondini nel cielo mentre vanno verso il mare. È la fine di un amore. E beh, che cosa ti ricorda 18 questo? Anni della mia vita praticamente. Il mio boss Don Bache, alias Aldo Caponi. Sei stato 18 anni in band con Don Bache? Sì, sono stato uno di quelli che forse è durato più a lungo praticamente, perché vabbè, oltre come musicista c'è stato anche un grande solarissimo come amico, fraterno, eccetera. E abbiamo girato tante piazze insieme. È stato divertente, insomma, oltre sì, che... Sì, sì, io Don Bachi non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma ho sempre pensato che sia prima di tutto un grande artista, un grande cantante, un grande autore. E secondo me è stato anche un po', diciamo, gliel'hanno fatta più di qualcuna. Voglio dire una cosa che molti magari non sanno. Tra le sue perle c'è una canzone che si intitola Sognando. Che è stata una delle prime canzoni dove si è parlato del manicomio, dell'ospedale psichiatrico. Certo. E addirittura c'è una versione di Mina, in Mina Live 78, una delle ultime esibizioni, dove secondo me c'è proprio l'incontro tra, insomma, Don Bachi è stato anche un grande interprete, un grande cantante, ma proprio l'incontro tra l'autore e l'espressione dell'interprete come la grandissima Mina, cioè quella versione di Sognando che è bellissima, assolutamente. Poi c'è quella, sicuramente quella di Aldo, che è ancora più pathos, ancora più intensità. Beh, la scritta giustamente. E poi la canzone, quella invece di prima, che è Canzone. Io sogno nel mio sogno, vedo che non parlerò d'amore, non ne parlerò mai più. Quando siamo alla fine di un amore, piangerà soltanto un cuore, perché l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando al mio domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Ho fatto questa alzata di mezzo tono perché io la considero quelle... È come quando tu cammini su una strada e c'è una curva, giri e davanti ti viene l'orizzonte, un panorama bellissimo, il mare, ecco, un'alzata bellissima. E quindi, ecco, ti è mai successo con la musica di avere questa sensazione? Beh sì, anche con Aldo, con Don, buon boss, buon Don. E ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni, anche a livello professionale, anche a livello umano proprio. Poi vabbè, io in quanto attività di produttore collaboro da molti anni con un compositore, arrangiatore che si chiama Marco D'Aggiasco, e con lui abbiamo fatto dei dischi che hanno varcato le soglie dell'Italia e stiamo andando molto bene nel mondo. Ultimamente abbiamo prodotto un disco che si chiama Togetherness, dove dentro ci sono interpreti nuovi e interpreti comunque prestigiosi, quale Bill Champlin di Chicago, autore di After the Love is Gone, eccetera. Mi sono c'è spiegato con l'inglese, capire? siamo italiani. Siamo italiani e ci sono vari altri nomi. Poi c'è Damiano Li Bianchi, che è una nuova leva, Mattia Petretti, Elena Nieri, insomma. E tutta questa cosa varca tra la musica R&B fino ad arrivare praticamente alla musica orchestrale classica, un po' la Barbara Streisand, eccetera. Certo. E quindi? Senti, io questa voglia di andare in giro con la macchina, di andare a trovare i miei amici, certo, è nata naturalmente dopo il periodo che abbiamo vissuto, insomma, un po' assurdo. Dura. Io sto facendo varie domande su questo momento e credo di averle un po' fatte tutte, però credo con te di essermene rimasta una, proprio che secondo tu sei la persona adatta per... Dimmi. Ma secondo te tutto quello che è successo ci avrà fatto veramente diventare più buoni, più solidali tra di noi nel nostro ambiente? Non dico niente perché sennò poi veramente faccio la diminuzione. Beh sì, credo che si continui un po' a guardare ognuno l'orticello. No, allora c'è di principio c'è il fatto che praticamente ci sono delle istituzioni che
men che mai ci stanno dando retta, e anzi siamo proprio il fanalino di coda. E poi abbiamo, vabbè, c'è anche questa un po', una cosa un po' atavica, tipicamente italiana, del fatto di non avere un'unione forte tra di noi. E infatti, come dicevi te, ognuno si guarda un po'. Senti, a proposito di separazione, visto che abbiamo questo qui, io mi auguro che questo qui, quando tornerai, non ci sarà più e avremo superato tutto. Dico, perché tornerai? Perché mi hai confessato che stai per partire per una vacanza lavoro. Sì, sì, sì. Beh, probabilmente quando vedrai questa registrazione forse già sarai a certo, destinazione. Certo. Però insomma, ecco. Sì, sì, Nord Italia. Praticamente ci sono degli amici cantautori che mi hanno chiesto di la mia collaborazione. Io vado su, un po' mi prendo la vacanza, un po' mi prendo il lavoro, e quindi niente, anche perché in estate le serate quest'anno purtroppo sono completamente azzerate. Infatti, esatto. Senti, giustifichiamo ancora la presenza del CON con un piccolo pezzettino per salutarci, tanto lo sai, noi questi incontri sono sempre molto intensi, ma brevi. Io vengo a parlare. Quindi. Rosalina, Rosalina, la mia bella farfallina, che pedala e canta, canta perché muore il sole. Mia mamma dice che col tempo dimagrirai, ma non importa amore, non cambiare mai. Hai fatto caso che le magre sono tristi, e invece tu hai sempre voglia di cantare. Rosalina, Rosalina, tutto il giorno in bicicletta fino a sera, sera. Facci poveretta fino a sera, sera, t'ammazzi con i pigne. Olè. Olè. Dice, ma scusa, devi fare queste cose, perché non ti impari le parole come. No, ma noi facciamo delle sintesi, attacchiamo. Sì, anzi, se tante volte il maestro Don Baghi dovesse vedere questo filmato, dici, guarda, sì, è vero, ha sbagliato un accordo prima, che poi non è che l'ho sbagliato, credo che non sia proprio quello che ci ho messo, però voglio dire, sì, chiedo ma perdono. Ma noi andiamo a braccio tranquillamente, senza problemi. Io il mio intento, ripeto, lo dirò fino alla noia, non faccio questi filmati per dire guardate quanto siamo bravi, perché insomma siamo professionisti e facciamo da una vita, e credo che il minimo è fare il nostro dovere, insomma farlo, ma lo faccio proprio perché voglio che di ognuno dei miei amici ospiti esca quell'umanità, e io per quel poco che abbiamo fatto oggi, per la chiacchierata che ci siamo fatti adesso, però insomma noi chiacchieriamo anche in altre sedi. Certo, insomma, sono convinto che sei la persona che. Ti ringrazio. Che sei. È uguale, la stessa cosa. Ricipro. Buone vacanze e lavoro. Grazie, caro. E ci vediamo presto. Noi speriamo ce ne sul palco. COVID. Senti, ne approfitto per dirti, l'ultima volta che ti ho visto è stato sul palco con Scarcelli. Sì, con Scarcelli. Scarcelli, liberati, perché pure tu devi venire qua. Sì, sì, ti e poi Scarcelli, l'uomo dei mille impegni. Facciamo qualche altro concerto, così tanto. Oltretutto. Ma pure con lui c'è un piccolo progettino. Bene, bene, ottimo. Grazie. Poi, ciao. Ciao, ciao.